Attiva analisi nelle sedi della CNA e della CGIL di Vittoria, la scorsa notte le rispettive sedi sono state vittime di alcuni vandali, non ancora identificati, che hanno letteralmente messo a soqquadro mobili e superlettili. Qualche malintenzionato ha fatto irruzione all'interno della nostra sede comunale di Vittoria, rompendo un vetro della porta d'ingresso, mettendo a soqquadro i locali e portando via un PC portatile e il monitor di un computer. E quanto rilevano il presidente territoriale CNA Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale Carmelo Caccamo, allo Stato aggiungono, non ci risultano elementi particolari per affermare che si sia trattato di qualcosa di diverso da un semplice furto, come purtroppo spesso ne accadono sia ai danni di imprese che di privati cittadini. Nel riporre la nostra più incondizionata fiducia sulle attività d'indagine che sono state immediatamente poste in essere dalle forze dell'ordine, cogliamo l'occasione da ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno manifestato e continuano a manifestarci la propria vicinanza. Nella stessa notte, come accennato, un altro furto si è anche registrato nella sede della Camera del Lavoro di Vittoria. Ignoti, anche in questo caso, hanno rubato due televisori utilizzati come monitor nelle sale d'aspetto per disciplinare gli accessi degli utenti. Oltre al furto, ci sono dei danni non rilevanti alle strutture. Siamo dispiaciuti per l'accaduto, spiega Steppe Scipo, segretario generale della CGIL Ragusa, perché oltre al gesto di per sé irruento, tutto quello che rappresenta patrimonio, piccolo o grande che sia, è realizzato grazie ai contributi e ai versamenti dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini e cittadine iscritti alla CGIL. Grande solidarietà viene espressa in questo momento da molti rappresentanti politici della città. Da tutta Vittoria, infatti, la vicinanza all'associazione di categoria e al sindacato, con la speranza di proseguire con lo stesso impegno e determinazione al di là dei fatti inquietanti di cronaca. Si tratta di soliti balordi che continuano a far registrare momenti di tensione in una città già martoriata da atti delinquenziali. L'invito resta rivolto alle forze dell'ordine a fare chiarezza, auspicando che episodi del genere non si ripetano mai più. Solidarietà anche dal circolo territoriale del PD di Vittoria. Preoccupazione e inquietudine per tutti questi atti intimidatori verificatisi in un momento di grave crisi di comparti fondamentali nella vita della nostra città.